a questa bella serata, a questo splendido teatro che io ho conosciuto molti anni fa, addirittura per una bellissima esecuzione di Pierino il Lupo, e dove ho conosciuto il maestro Marco Scolasta de Foligno, è vero? Col quale leggo da 9 anni quasi e andiamo in giro per tutta l'Italia suonando e parlando dell'operetta, che non va dimenticata affatto, perché l'operetta è importante. Poi dopo l'operetta ci sono altre cose, aneddoti, ricordi di tante persone con le quali ho lavorato, perché ho lavorato moltissimo con tanti attori importanti della mia esistenza, che mi hanno insegnato tante e tante cose, perché la butto là. A titolo di cronaca, io il 1° settembre di quest'anno faccio 60 anni di teatro, pensate. Ho debuttato nel 48, avevo 22 anni, e siccome il buon Dio mi ha dotato, come dicevano tutti quanti, un po' di tanti talenti, meno male, così ho fatto un po' di tutto, un po'. E ho debuttato addirittura come Mimo Ballerino classico al Festival di Venezia nel 1948 in un'opera tan barba, che non vi dico, che si chiamava Le Ballate d'Orfeo di Milò, e con un grande direttore d'orchestra. Io ho cominciato per 2 anni a ballare. Comunque sono un attore che nel corso della sua carriera ha toccato tutte le corde, ha suonato tutte le corde dello spettacolo. E la musica è quello che mi sta più a cuore, perché io sono andato avanti a suon di musica. Mia mamma, quando mi aveva in grembo, mi ha sempre cantato la Bohème. Quando sono uscito nel mondo la sapevo a memoria, per tanto veramente. Perciò la musica mi manda avanti e mi aiuta, il sostegno della mia anima. Parliamo un po' di questa operetta. L'operetta è un genere di teatro, diciamo, musicale di tono leggero, in cui brani cantati, ari, duetti, terzetti vengono addirittura alternati a danze e recitate in prosa. Certo, a volte la prosa è quella che è, in un'operetta un po' amena, un po' scialba, ma tutto sommato fa parte degna di questa cornice straordinaria di questa musica. L'operetta si diffuse nella seconda metà del Settecento, anzi dell'Ottocento, in duplice veste francese e viennese. Il fondatore dell'operetta è Jacques Offenbach, del quale parleremo dopo, appunto, maestro, daremo un'esibizione, diciamo, piuttosto ardua e difficile. Però l'operetta si è diffusa anche in Italia, perché ci sono stati compositori italiani molto importanti in campo operettistico, tra cui abbiamo ricordato Lombardo, Mascagni, Leoncavallo e Ranzato. L'operetta, perché l'operetta? Io da ragazzino, e il buon Dio, questo lo ringrazio, mi ha dato una memoria, diciamo, formidabile ad imparare tutte le cose, diciamo, con una certa rapidità. Anche adesso me la cavo abbastanza. E imparavo sempre dei motivi. Un giorno un signore che frequentava la mia famiglia, mi ricordo si chiamava, un cognome strano, Monio, cantava, e ogni volta che entrava dentro casa mi faceva «Son Zitis, mondo il pelegantello giocondo, di quanto il mondo fanno il nobile mestiere». Dicevo: «Ma che cos'è questa?» Dice: «Questa è l'operetta famosa, il Cavallino Bianco». La cantò, ma l'imparai a memoria. Andai nella mia parrocchia, alla chiesa di Santa Maria, in Valicella, e dissi: «Io voglio cantare Sigismondo dal Cavallino Bianco», il parroco: «Ma come? Sì». Giovanissimo, era avuto 12 anni. E debuttai nella chiesa di Santa Maria Maricella, a Roma, gestita dai padri filippini, in quel ruolo che mi ha imparato a memoria con tantissima di quella facilità, che si chiama Sigismondo dal Cavallino Bianco. Eccola qua. Da di che vedi al mondo Sigismondo e quel visino, davvero da Merin, segnato dal destino, destino d'esser bella di infiammare a profusione le donne d'ogni razza e dimensione. Sigismondo è più elegante e più giocondo di quanti al mondo fanno il nobile mestiere, di seduttori nuova cuore cavando alle fanciulle turba i sogni di pensiero. Che colpa lui se strage fatto ogni ragazza, se tutta in fiamma col suo sguardo messaggero, se fra le donne disputate di una pazza e Sigismondo è più brillante cavaliere. Colpisce sempre a fondo Sigismondo a caccia va di tutte le beltà, per monti e per città. Lo sguardo è come freccia quando scocca cade lì la donna che lo sguardo suo ferì. Sì,
sì, il mondo è più elegante e più giocondo, di quanto al mondo fanno il nobile mestier, di seduttori, rubo cuori, capomondo, alle fanciulle turba i sogni di pensier. Che colpa lui se stragiama ad ogni ragazza, se tutta in fiamma col suo sguardo mestier, se fra le donne disputare non è pazza, e se si smonta il più elegante cavalier. Bellissimo, affascinante, andavo a vedere tutto, seguivo tutto, imparavo tutto, so io che batto, gli dato come masetto, batti, batti, bel masetto. E allora, nacqui attore, non ho scelto di essere attore, sono nato attore, mia mamma era impressionata di quello che facevo da ragazzino, impressionata, imitavo tutti gli animali, ma non nei versi, nella mimica. Imitavo la tartaruga che usciva dalla giacca e facevo. Imitavo i pesci tonti negli acquari, le mosche che si lavavano, i camelli, i cavalli poveri, i cavalli ricci. Ricci, sì, beh, ricci perché erano fatta per marette. Poi ci stava la gallina di mia nonna con la quale ho tanto vissuto. E quella è stata quella che mi ha dato appunto l'avvio agli animali. Ma immagini, qui c'è qualche cosa che non quadra, oppure che quadra. Ero bravo in tutto e per tutto, imitavo anche delle amiche di mia madre che avevano dei difetti e mia mamma mi dice guarda oggi viene Nannina a cercare andantene, perché faceva così questa Nannina, ciao Marietta come stai? E allora dimmi un po' una cosa, tua Marietta sta bene? E io, sì, è uscita con Vanessa, adesso mi dico, vai mamma vieni che c'è. Ero le camminate, le parlate, poi sono entrato negli studi superiori e mi sono diplomato in ragioneria. Purtroppo mio padre ha voluto che facessi, voleva fare ragioniere, e diceva, ma ragione, ma cerca di ragionare col cervello, ma come posso fare il ragioniere? Tu ragioni, devi ragionare per bene, perché tu ragioni, ragioni, io non ragionerò, posso mica fare, alla fine, ma stai. A scuola, detti un esame stupendo di italiano, soprattutto recitando davanti San Guido di Carducci, il professore mi diede un voto incredibile e disse a mio padre, io sono nato dentro una scuola, mio padre era portiere di un grande istituto tecnico a Roma, non ho mai potuto marinare a scuola, mi alzavo dal letto e andavo in classe e quando non rispondevo, pa, certe pizze, pum. Quando declamai davanti San Guido, la classe restò un po' allibita per il semplice fatto che quando si insegnano le poesie bisogna recitarle a scuola, si insegnano un po' come, non so, la nebbia agli alti colli impervigilando sale e sotto il maestrale urla perché c'è il mare. No, io invece mi buttai lì e feci i cipressi che a volgari alti e schietti van da San Guido in duplici pilar quasi incontro giganti giovinetti. Ecco, il treno mi balzarono incontro e mi disse, e feci un esamone incredibile. Allora il professore italiano disse a mio padre, scese e disse, se tu non fai fare l'attore a tuo figlio, ti faccio trasferire. E infatti, eccomi qua. Ho fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica dal 1945 al 1948. Voglio citare questa sera tutte le persone che ci sono state, che non ci sono più, ma che vanno sempre ricordate, perché hanno fatto tanto bel teatro e perché sono sempre qua, dentro il mio cuore, poi io ho lavorato con loro. Allora, i miei compagni di corso erano Rossella Falk, Raul Grassini, Gianni Bonacura, Nino Manfredi, Tino Guazzelli, Paolo Panelli, Giancarlo Sbragia, Renato De Carmine, Renzo Giovanpietro, Gianrico Tedeschi, Mario Scaccia e Luciano Salce. Ma quella, sono un po' emozionato questa sera perché... Quella che mi ha aiutato a entrare in arte, quella che mi ha fatto fare la gallina in teatro, quella che mi ha fatto fare tutto l'esercizio che vi faccio sentire adesso di imitazioni delle lingue, fu Bice Valori. Bice è stata la mia più grande amica e mi presentò alla Compagnia del Teatro Comico Musicale di Roma della Rai Italiana. In cattedra, diciamo, di esaminazione ci stavano Garinei, Giovannini, Russell, un sacco di gente. Allora disse, cosa sai fare? Allora Bice gli disse... gli faccia fare l'imitazione del concerto Martini Rossi imitando tutti i suoni delle lingue.
Allora Galilei, che parlava con la voce così, ma molti non fammi sentire come fai questo posto. E allora mi mise al microfono, ma cosa sarebbero questi concerti Martini Rossi? I concerti Martini Rossi io li ho ascoltati dal 1936 fino al 64. Ogni lunedì c'erano dei concerti dedicati a musica operistica con dei grossi nomi ed era organizzata da una casa Martini Rossi di Torino. Però siccome la trasmissione andava in tutto il mondo, bisognava farla in tutte le lingue e io imitavo i suoni mettendoci intanto qualche parolina. Benissimo. Mi metto davanti al microfono e faccio Rai, stazioni della rete rossa. Concerto vocale strumentale organizzato dalla Casa Martini e Rossi di Torino, produttrice del famoso Vermouth della Riserva Unterer. Soprano Renata Tebaldi, tenore Giuseppe Di Stefano. Maestro, direttore, concertatore d'orchestra Arturo Basile. Questa trasmissione è organizzata dalla Casa Martini e Rossi di Torino. Mossa mi stiva le cosiddette le damo, che ti fatti abbiamo un son. Ci viene a chi chiede le Martini e Rossi di Torino. Beh, allora c'è tutti chi? Alle soprano Renata Tebaldi. Un chanteur du moment, Renato, c'est Giuseppe Di Stefano, c'est le conducteur, Arturo Basile, et bon, elle a fait tous les Martini Rossi de Turin, mais les voix, c'est pour ça aussi. This is the Italian radio service, sports and information and education service. Well, the first problem that I like very much to hear the concert by Martini Rossi is the very nice soprano Rebelli, and so on the conductor, Arturo Basile. Questo Giuseppe Di Stefano da Rezzo, e guarda mai, ringa Martino Rossi, e c'è un ringo, è molto buono, e è molto giusto, you know? Das ist Deutsch! Anche mai, sei tu di Stoma! E si capisce, se ganz wichtig, lo che versteht's, ich habe Renate von der Walde Soprano in allgemeine komische Sie als ganz wichtig und Anna Giuseppe di Stefano Fontanoro und Leitung Arturo Basile dringend, meine sie vergessen, Martini sie nicht vergessen, Martini doch sie dringend, ich glaube alles ist gegangen. Esta noche vamos a estar con todo el mundo, esta es la radio televisión italiana que te le vede te le canta, te le sono, como se la tiende. Facciamo questa storia di questa notte e il concerto vocamentale strumentale con la soprana Renata de Valdi. E stiamo a scritto sempre di Stefano Zanoni, ma questa sembra tutto che se vuoi venire del rincaro e si è aggiunto tutta la cassa e Martini Rossi che sapeva se mangia se sono. Bon. Non è vero. O sono venuto da Renato de Valdi, e non vuoi Giuseppe di Stefano. E Arturo Basile Monnischi, e non vuoi mannastare questo trigini. Rogna me finisci, roba di trigini, malacci, ma chi è da vuoi, che Martina Rossi. Bravo! Scritturato 9 mesi, debuttai nella Bisarca, una trasmissione di Careggio Vannini, una prima trasmissione di Stati della politica di costume radiofonico, di costume radiofonica ovviamente, e sono stato là molti anni diversi in Rai, sono stato dal 1949 fino al 53, però prima di venire via il mio regista preferito, di nome Noni, mi disse tu devi fare l'operetta, ma dico quale, e mi fece debuttare in un'operetta sconosciuta in Rai, un autore siciliano che si chiama Mouchelin, si chiama La Barca da Gomes, poi ho letto dall'ultimo, tutto, dal primo all'ultimo, cosa si parla di... E allora, dice, però devi fare la voce di un bambino, devi cantare un ragazzino che vuole sapere le astuzie dell'amore. Benissimo. E come si chiama l'altra romanza? Si chiama Sono troppo timido. Debuttare? La mia prima operetta era questa, il debutto avvenne nel 1954, in diretta, alla radio diretta, il pubblico noi non lo vedevamo, loro ci sentivano e la FIFA era incredibile. Faccio sentire un pezzettino dove dovete cantare da bambino, perché ho toccato tanti cartoni animati, tutti i tipi, tutte le salse, questa romanza del maestro Cuscinà, Sono troppo timido. Thank you.
troppo timido, sono troppo giovane, non ho esperienza di seduttore e senza pratica non è possibile fare ad amore. Ahimè, lo so, però, con questi palpi, con questi riccioli, con questa ardenza che riempie il cuore, pur senza pratica, forse è possibile fare ad amore. Ahimè, lo so, però... Chissà, l'arte non insegna che si insegna ognun da sé, così che presto ognun su un'altra scuola, ad uno sguardo la parola. Fa l'amore come si fa, fa l'amore così com'è, l'arte impara e poi quell'arte ben si sa, mai da parte metterò. E così, questo è il primo. E cominciai col primo bambino bellettistico. Intanto già stavo in arte, diciamo da pochi anni, però avevo già cominciato a conoscere persone che mi volevano bene, che mi stimavano e che sapevano appunto quante cose potevo fare. Nel campo del doppiaggio è stata veramente una tragedia, perché ho fatto tanti di quei cartoni animati che non ne potevo più, francamente. Ma l'esperimento più tragico, che era riuscito positivo, è che la Walt Disney di allora voleva fare Paperino tutto in lingua italiana. Ed era molto difficoltoso. Io vinsi il provino, l'ho doppiato due volte, poi non potevo andare avanti per tutto il resto della mia vita, guardare sempre con la bocca così. Perché ora vi faccio sentire com'era la difficoltà. La difficoltà consisteva in questo: la lingua inglese è molto più adatta per la caratterizzazione di Donald Duck. My name is Donald Duck. Fallo un po' in italiano. Ehi tu, vieni qua. Penso che da te ho qui ma qua. Capiamo una cosa veramente fantasia. Mia. Nella mamma con la zia. Mia. Ho doppiato un sacco di personaggi molto divertenti in campo così ultimamente. In campo dell'ultimo cartone animato che ho doppiato è stato La Bella e la Bestia, che faceva un personaggino molto piccolino che si chiamava Le Tont e cantava una canzone: tu sei bello Gaston, tu sei forte Gaston, tu sei l'uomo più bello del mondo Gaston. Poi un personaggio straordinario, ho fatto lo zio Fester nella famiglia Adams. Che bella bambina, che mi guardi, mi piace, sai, mi piace. Poi ho fatto un 50 film telefilm di una serie che si chiama Hazard, dove c'erano Duke Rosco e c'è stato un personaggio che si chiamava Bosok, che lo facevo io, e per tutti i 54 film ho dovuto parlare con la manita in bocca, perché come sempre facevo: ehi tu pezzo di trevino, cosa voglio fa? Guarda che Giacomo sai, imbecille. Perciò ne ho fatte di grotte e di crude. Allora, passiamo altrove, andiamo avanti e andiamo a finire adesso all'ascolto veramente di riposo, un po' viene qui in panchina, del maestro scolastro, che è il maestro scolastro appunto. Per me fu una rivelazione che quando lo sentì, poi lo convertì al genere, diciamo, profano, e l'ho portato a conoscere l'operetta, dove stasera ascolterete delle cose che non si sono mai fatte, con della musica soave, stupenda, meravigliosa, che vale la pena di imparare. Stavolta Marco vi fa sentire forse la più bella operetta italiana di carattere da Povedano, per il vero, Scugnizza, per solo pianoforte Marco in Napoletano. Thank you.
Vabbè, andrò più avanti. Lascio la radio e passo alla televisione, gli anni primi in bianco e nero. Compagnia fissa a Milano della radio e televisione italiana, composta da Antonella Steni, con la quale poi ad anni dopo ho lavorato con lei 11 anni, Pietro Ridico, meraviglioso, Sandra Mondaini, Nicola Di Bruno, Nuccia Bongiovanni, Raffaele Piso, Ermanno Re, sono stati veramente 6 mesi tragici, perché si provava in una maniera folle e si andava in diretta. E andare in diretta quando si accendeva la lampadina rossa, il cuore andava super aria. Anche qui il maestro Gallino mi disse: devi cantare. Il maestro Gallino era un famoso direttore d'orchestra specializzato in operette, dice: tu devi fare l'operetta. E mi fece fare dal paese dei campanelli di Ranzato il Fox della Luna. Però prima di parlarvi di cantare, voglio raccontarvi chi è questo signor Ranzato, perché vale la pena. Il signor Ranzato era il primo violino assoluto nell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano, addirittura sotto l'egida del maestro Toscanini. A una prova, non so di quale sinfonia, di quale opera, il maestro Toscanini, che era piuttosto suscettibile, si è arrabbiato, pum, è partita la bacchetta e è andata a finire in faccia al primo violino, che era il maestro Ranzato. Com'è, come non è, lui si è sentito mortificato, la colpa sua o meno, se n'è andato, non è più voluto tornare alla Scala, anche se il maestro Toscanini aveva chiesto ripetutamente scusa. Una volta lasciata la Scala, ha scritto le due più belle operette di campo operettistico italiano, tra cui Il paese dei campanelli, che è una delizia. È un maestro di recitazione e un maestro di memorizzazione fu per me Carlo Campanini, che non se lo ricorda Carlo Campanini, che mi diceva: tu con la mimica cerca di ricordare quei gesti, poi le parole che devi dire. E questo poco era così. Allora, francamente si memorizza meglio. Dal paese dei campanelli, il foco della luna, come voleva il carissimo Campanini. Nell'oscurità, una coppia va, fra le siepi un nido a cercare. C'è lei che ne però, quel bel sogno d'oro, ma la sveglia un raggio lunare. Sogno d'oro, luna tu, non sai dirmi cos'è, luna tu, non sai dirmi perché. Il tuo raggio d'argento ad amaro, gli amanti in vita ti vuoi tu spiegare, senza te non si può forse amare, senza te non si può più sognare. Sii cortese per me, non brillar che la bella all'ombra sol si fa baciar. Notte di mistero, notte di piacere, tu mi dici vieni a sognare. Io ti voglio amare, ma non posso sognare. Ci sono troppe stelle a guardare. Sogno d'oro, luna tu, non sai dirmi cos'è, luna tu, non puoi dirmi perché. Il tuo raggio d'argento ad amaro, gli amanti in vita mi vuoi tu spiegare, senza te non si può forse amare, senza te non si può più sognare. Sii cortese per me, non brillarmi, la bella nell'ombra sol si fa baciare. Bravo. Si toglieva tutto questo, ma intanto si era memorizzato alla perfezione, ripensando alla luna, alle cose. Un'altra cosa, un'altra operetta molto carina di Ranzato è qua.
tengo anche perché devo ricordare una mia cara amica che purtroppo non sta bene, ma vale la pena di ricordarla. Come ho detto, c'era chi c'era una volta, che non c'è più, c'è ancora, vale sempre ricordato per quello che ha fatto al teatro. Cincinà è un'operina tanto carina, sempre del maestro Lanzato, e che io la feci in TV con Lauretta Masiero. Cincinà. Togli aguzzi, mordo troppo, con la bocca baci a baci, spesso stocca, i denti pitigri per mordere son fatti, e la mia bocca fu creata per baciare. Il proverbio vada dice che le volvi finiranno tutti un giorno in pelliccia, anch'io so ben che troverò qual falena, nella fiamma il mio dramma, questo è il destino. Ah. Oh cincilla, mordi, rosicchia, divora, tormenta pur chi ti vuol bene, di fiori son le tue catene. Oh cincilla, mordi, rosicchia, divora, tormenta pure chi ti vuol bene, le tue catene son fatte di fior. E guarda questa qua. Svertissimi, svertissimi, ma dalla parte ci voleva anche una certa rapidità e soprattutto memoria nel tempo. E questa fu una parentesi con la signora Masiero straordinaria, perché faceva un programma che non riesco a capire perché la RAI, vabbè, 6 puntate dedicate al mondo dell'operetta, con tutti i più grandi nomi della lirica, un bianco e nero straordinario. Presentavano la Masiero e Viarisio, cantavano Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, Virginia Zeani, Rosanna Carteri, Gianna Galli, Agostino Lazzari, io, Lasteni, ma eravamo un gruppo straordinario. Adesso io in settimana prossima vado da un signore che ha una casa di distribuzione di DVD molto seria, si chiama 01, per dire ma la metta in vendita, ma c'è il pubblico, piace l'operetta, perché deve andare in un negozio di... e non c'è mai una cosa in italiano, no? Voglio vedere se ci riesco, perché ne vale proprio, proprio, proprio la pena. E adesso, che le vado in mano il maestro scolastro, ascoltate un'operetta che non si fa mai in Italia, ma che io ho fatto in TV nel 1954, Vittoria e il suo russolo. È una romanza che si chiama Pardon, Madame, musica da sentire, da epurare, parare, che da sognare. Allora, da Vittoria Soussero, potetta di Paul Abraham, Marco suonerà, pardon, madame. Thank you.
passa, vola, il tempo di ora ogni cosa, ma arrivò il giorno che io feci il mio debutto ufficiale nel teatro d'opera, d'opera. Mi portò il regista Vito Molinari della televisione italiana al Teatro San Carlo di Napoli per fare La principessa della Charnas di Kalman, che è un'opera stupenda, ma il sovrintendente voleva vedermi. Il sovrintendente era napoletano, si chiamava Di Costanzo. E quando vidi se aveva una voce molto bassa, ma a voi vi piace fare l'operetta? Io vi voglio vedere in frac. E poi vi dirò se voi la potete fare. Bah, voi sembra che cantasse, non ho capito. Boh. Allora, vado in sartoria, mi metto in frac, mi danno un po' di trucco, vado davanti a lui e quindi fa, il genere di spalla, entrata, io mi faccio trovare così. E lui fa, e voi la potete fare, l'operetta, ma rotta! Ma guardate, rifate un po'. Ma che figure! Voi fare dei contebone nella principessa della carta e debuttai a Napoli nel 1967 in un ruolo straordinario e strafelice, perché dicevo sempre a casa, io un giorno canterò in un teatro d'opera, e ci sono arrivato. Fu uno spettacolo straordinario, composto in nome della lirica, un grande direttore d'orchestra, e la coppia comica, che c'era Subrettina e questa operina, poi vi racconto perché, questa opera non era la Steni, era la Mondaini, e facevamo un duetto io e lei, siamo stati un mese a San Carlo, straordinario, che è il più bel teatro d'Italia. E io debuttai e gli dissi a Di Costanzo, voi andate in platea, che muovo la canto, come stavo fermo nel vostro studio? Lui fa, oh, perché mi piacevano di lavorare, ma lo fanno, si mise in platea e io cantai l'aria del Conte Bonita così. Prego. Basta, l'ho giurato, fa una croce sull'amor, donna non la voglio più, non abbia mi vuole. Anche se feroce io spezzassi mille cor, punto fermo col gentile sesso femminile. Fare un alto in gioventù è una grande virtù, l'ho giurato e manterrò, è finita con l'amor. Ma senza donna proprio no, non va. Ma senza sulla rosa fior non va. Prendermi l'opera però, un bacio qua, non ce l'ha. Ma senza donna proprio no, non va. Ma senza donna rosa fior non va. Dunque giurar non mi conviene, guai giura non mantieni, dimmi vieni dov'è. Ma qui vi devo raccontare il fatto che tra le mie vite ce ne sono. Venne a vedere questo operetta, questo era il rivale di Franz Rehard, un amico della mia famiglia, una persona conosciutissima e notissima in campo musicale, il maestro Nino Rota, che era amico della mia famiglia. Mi viene a vedere a Napoli e fa, mamma mia che musica, ma questa non è un'operetta, ogni atto è un'opera. E rimase folgorato addirittura da un pezzo importante che rimase impresso, perché infatti lui la considerava, come lo sono scritto il maestro Rota, La principessa della Charta, uno dei più splendidi monumenti della tarda operetta asburgica, una partitura compatta, esuberante come poche altre. Allora, e al maestro Rota gli piaceva questo motivo che adesso Marco per ascoltare, ogni volta che mi incontravo per strada o veniva da mia mamma lo fischiava o lo cantava, perché il maestro amava moltissimo cantare. Dopo c'è un altro aneddoto molto bello, ma adesso voi sentite questo grande valzer, uno fra i più luminosi del repertorio operettistico, L'ora d'amor da La principessa della Charta. Thank you.
qualche ragione il maestro Rota impazzì per questo. Il tempo va avanti e un giorno io decido di smettere, perché mi usavano sempre negli stessi ruoli, mi ero stancato. L'ultima volta che ho fatto una cosa è stata una tournée molto faticosa, perché andai a sostituire Paolo Fanelli, a quale era morta a bici, e feci 6 mesi di tournée in Accendiamo la Lampada, che è proprio più che Accendiamo la Lampada, accendiamo un moccolotto, perché mi era presa una tristezza e volevo ritirarmi. Infatti mi dedicai moltissimo al doppiaggio e ho lasciato delle buone testimonianze. Un giorno in televisione mi vede Mauro Bolognini, che preparava La Vedova Allegra, sempre al Teatro San Carlo di Napoli, che mi ha portato sempre fortuna, mi dice: Pandolfi deve fare Niegus. Niegus è il personaggio più divertente, più elettrizzante della Vedova Allegra. Per chi lo vuole sapere, è uscito il DVD straordinario col Teatro e Coro dell'Orchestra dell'Opera di Roma, maestro Oren, Kreiner, Kabaivanska, Mazzucato, Cosotti, io, Canonici. È una cosa straordinaria. È stata a 17 anni prima di uscire, perché se mettevano d'accordo tanto, comunque è uscita, è già la seconda ristampa. Debutto, un successo enorme per l'allestimento scenico straordinario di Bertacca, uno dei più grandi, diciamo, scenografi del teatro musicale italiano. Tutti gli spettacoli, Garinei, i costumi erano di Piero Tosi, che ha fatto tutti i film di Visconti, perciò non vi dico che è raffinatezza. Allora, quando lo feci 2 anni di recita, ma 2 anni di recita vuol dire fare 11 recite in un anno, altre 12 in un anno, mi rapprestai, dissi: chissà se lo farò mai più. Sono arrivato a farla 170 volte, con tutti i più grandi soprani, tutti i più bei teatri del nostro paese, che ha dei teatri straordinari. E un giorno ho scoperto un'edizione australiana della Vedova Allegra con il grande soprano John Sutherland, che c'era un'arietta che cantava Niegus, che prima non cantava. Io mi ero stufato, ma tutti cantano meno io. La presi col maestro Oren, l'abbiamo fatta venire a Londra, l'orchestrazione, l'abbiamo suonata, adesso la fanno tutti Niegus, che la manderanno avanti. E così ho trovato questa arietta che si chiama Stanotte faccio il paregino. Sera la città il lumiere diventerà, l'alta società scorazzando va per le strade, per i boulevard, mentre io senza denar, non sapendo cosa far, stavo sul balcone a guardare ancora la meravigliosa visione. Statevi bene a sentir, credi che non voglio dir, sta no. Voglio divertirsi al mattino, non te faccio il Parigi, ed incomincerà la mia felicità. Lo diceva il mio papà, squadrinati non si sta, sarà meglio al fine un impiego ormai, e sentirsi un re giammai, obbedito al mio papà, non attendo eredità. Ora le salsicce sono dei soldi, come son belle quattrin. Statevi bene a sentir, critiche non voglio dir, stanotte voglio divertirsi la mattina, non te faccio in Parigi, ed incomincerà la mia felicità. E voilà. E adesso una parentesi per parlare del compositore numero uno dell'operetta, vale la pena, Franz Lehár. Franz Lehár: io non sono venuto al mondo per godermi la vita, ma per fare felici gli altri, e ho lavorato per questo. Studiò a Praga, allievo di Anton Dvorak, si diplomò e Anton Dvorak disse: segui, segui su questo cammino. Scrisse tante operette, le prime meno felici, ma quest'ultima è la regina, la più importante, la Vedova Allegra.
però fu molto difficile per lui, perché quando presentò lo spartito, un grande teatro a Via, qui da Vienna, un altro teatro, come ricordo bene, il direttore gli disse: non si offenda, ma questa non è musica. La frase, dettata dallo stesso Lear, apparve incisa sulle medaglie omaggio che la direzione dell'Underwing offrì agli spettatori durante la 300ª replica della Vedova Allegra. Una rivincita che il musicista volle concedersi nei confronti di quei direttori del teatro viennese che al primo ascolto dello spartito gli avevano rivolto lo scettico e non certo lungimirante apprezzamento. La Vedova Allegra racchiude in sé l'allegoria stessa dell'operetta, o meglio, l'operetta delle operette. Giacomo Puccini, che adorava Franz Lehár, in determinati motivi di questo splendido spartito, tra cui ce n'è uno stupendo, un duetto d'amore come di Rosa e Cespo, disse a Franz Lehár: avrei voluto scriverlo io. E adesso, appunto, tra le pagine musicali più belle, ascolterete quello sensuale e lirico, Tace il labbro. Prego. Di Johann Strauss, il pipistrello, e vi spiego che si chiama il principe Orlovsky, è un signore che organizza una bella festa, infatti quello che dico stasera si riferisce appunto quasi a tutti voi qui presenti. Generalmente lo fanno baritoni, mezzo soprano e anche sopranisti, in Italia e anche in Germania spesso anche attori cantanti. In Italia il mio personaggio, il principe Orlovsky, il primo Orlovsky al teatro di San Carlo di Napoli è stato Arnoldo Foà. Secondo Armando Francioli, uno che pubblicizzava i Lepore, uno così. Il terzo, Gianni August. Il quarto, Alberto Lupo.
perché bisogna saper recitare, cantare e caratterizzare un pochino da ubriachi, un pochino da ciucco. Perciò l'attore qui in Italia è preferito. Io ho fatto una selezione, diciamo, sempre alla televisione, e vi faccio sentire come va fatto questo personaggio. Perché è una caratterizzazione, si va cantata, ma in Germania ci sono i cantanti attori. E io qui in Italia faccio il cantante attore. Allora, Principe Loschi, benvenuti alla festa palata, anche un po' con accento straniero. Va bene? Prego. Adoro far spettacolo, adoro le sue re, adoro fare la classe, c'è gente intorno a me. È chiaro, io mi amoio, si sa che è così, ma chi da me sa noia, non voglia restare qui. Concedi la tua noia a me, agli altri proprio no. Nasconde la tua noia in te, se no ti caccerò. Nasconde la tua noia in te, se no ti caccerò. E a chi vorrà sapere perché mi va così? A chi, tu o lei, lei o tu? Risponde il nostro motto, scioccone, sciocco. Risponde il nostro motto, scioccone, sciocco. Viene e io beva, e allora tu verrai. La vodka è la che aspetta, tu la raccanderai. Non voglio che si dica, la vodka non mi va, oppure chi è finita, e niente più ci sta. Allora un grosso calice in mano brandirò, adunque lei non beve, io la testa gli spaccherò. Adunque lei non beve, io la testa gli spaccherò. Io chi vorrà sapere perché mi va così? A chi tu o lei? Io tu. Risponde il nostro motto, sciocca risponde il nostro motto, sciocca. C'era quando esco, c'è già la croce del sabrottatore che porta via. Succede, per noi attori è un miracolo quello che succede qua. Si sente qualcosa pum, e si va in orbita. È vero? Adesso un'altra pagina musicale che non si conosce, da un'opera che non si fa mai in Italia, si chiama Opera un ballo, il ballo all'opera di Heuberger. Io parlo abbastanza tedesco perché ho studiato 4 anni, era la prima di farvi sentire una cosa, voglio raccontarvi cosa mi è capitato durante il periodo brutto. Allora, andavo a prendere una mia sorella che lavorava in un cinema a Roma Caprani che faceva la cassiera, ma bisognava tornare a casa presto perché c'era il coprifuoco. Camminando per Roma, passando davanti al Pantheon, ti vedo sulla destra una bellissima motocicletta, io sono pazzo per le moto, col sidecar, la vedo. Mi ha detto ad Alps, non che ci stavano 2 militari tedeschi, ma giovanissimi. All'acere, porchi, una tenerezza, mamma mia, proprio smonti. Allora, mentre uno mi fa, cosa hai da guardare? Ich messi, haben Sie? Cosa? Spieghi di Deutsch? Un poco? Haben wir? Allora, ti piace questo? Pare che ti sì, però, sì, sì, per la moto, zunda, oh, as is so schön, ich möchte, was ist noch so schmied, das ist so feuer. Oh, questi erano
rimasto interdetto, come mai questo parla tedesco? Perché parli tedesco? Parlavi tempo fa. Perché ho studiato 4 anni, perché mi piace la lingua, una delle belle basi di latino. Tu che cosa fai? Studio. Ma sono anche un attore. Ein Schauspieler, sì, ci ho avuto una costanza, mi sono messo seduto sulla moto e gli ho cantato in tedesco una canzone della Marlene, quelli così. E quelli, wunderbar, oh meraviglioso, ma adesso vai che devi tornare a casa, troppo tardi. Vado, vado a prendere mia sorella, intanto cantavo. No? Nel ritorno li guido, che stavano ancora là, mi fanno così. Mentre sto per girare l'angolo per la casa, devo fare, ah, ma mi hanno chiesto come mi chiamavo. My name is Elio, sole, greco. Ah, sole, zannon, ya. Allora, cammino, mentre sto per girare, devo fare, Elio! Dico, Dio, mo, che succede? E uno di questi mi fa, oh sole mio, stai in forza. Mamma mia, che non questi la chiappano, invece no, era bello, francamente, francamente. Allora, il ballo all'opera di Hoiberger è una musica struggente, bellissima, che è stata adoperata addirittura come sottofondo in molti film importanti, addirittura dall'epoca del cinema muto. C'è un film della Garbo famoso dove c'è questo sottofondo, che anche questo è una musica da far sognare. Intanto mi siedo in panchina perché dopo c'è ancora da far vestire il pezzo più complicato. A Bala l'opera, in camera, in chambre spare. Ascoltate quanto è bello. Thank you.
detto prima, io nella mia carriera longeva, ringraziamo Dio, ho fatto di tutto, in tutti i modi, in tutte le maniere. Durante la guerra, appena finita la guerra, per guadagnarmi qualche cosa, sono andato a fare lo speaker ogni giovedì alla Radio Vaticana, che sostituire lo speaker che si riposava. Ma la mia voce era troppo giovane, quando feci l'esame alla Curia Generalizia dei Padri Gesuiti, il padre Gallo mi dice, dai, c'è un po' qui, sentiamo se lo puoi fare. Presi il giornale, l'Osservatore Romano e lessi. A Roma, Città del Vaticano, il Santo Padre ha ricevuto l'udienza privata, il Monsignor Montini, vescovo, troppo giovane. Città del Vaticano, il Santo Padre ha ricevuto l'udienza privata, il Monsignor Montini arrivando dalla diocesi accompagnato da tutta la Curia. Come hai fatto, padre? Vado in un tavasotto. Mi presero subito e ogni giovedì andavo a leggere il giornale radio della Radio Vaticana. Appena uscito da scuola mi veniva a prendere una macchina molto bella, una Ford stupenda, ci stavano ancora tre, come si chiama, i signorini davanti, come si chiama una volta, una specie di macchina di Al Capone, una Ford con tutti i raggi. Soltanto uscivo da scuola, veniva la macchina, girava con l'autista, tutti questi miei compagni, ma dove vai? Poi leggevano la targa SCV, che a Roma si dice, se Cristo vedesse le caccerebbe subito. Io mi mettevo là, non mi pareva vero, mi mettevo dietro, andavo alla Curia Generalizia, mi davano il giornale, leggevo intanto e poi passavo nell'arco delle campane, ci stavano gli svizzeri, faccia finta di essere un prelato. Lo svizzero, pum, io andavo su. Andavo su e logicamente avevamo delle cabine che passavano da un palazzo all'altro, c'era tutto un corridoio pensile e ci stavano le cabine, io avevo la prima, l'italiana, la tedesca, la francese, la dava, la spagnola, la polacca, tutti i sacerdoti gesuiti, io avevo la prima. Siccome era un periodo di pace, di tranquillità, e Roma era quello che era, un sogno, un silenzio, io leggevo addirittura il giornale all'aperto, con la finestra abbassata, perché era estate, un sogno, nei giardini Vaticani, che sono una meraviglia, e c'avevo il fogliettino qui così, il Santo Padre, se non che io purtroppo non posso sopportare le cavallette perché mio papà me ne ha messa una nel letto, da ragazzo l'ho schiacciata e da allora non sono riuscito a passare questo maledetto dramma. Se trasuonar qui, non dietro il campanale, mi si ficca tutto. Allora, stavo la gente, intanto c'era la lampadina rossa che faceva qua e facevo, dunque, Santo Padre ricevuto la Santa, qui parla, sì, 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 si è lodata la Radio Vaticana, sì, 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 si è lodata la Radio Vaticana, la Vaticana, sento fare, e sul foglio mi si mette una cavalletta lunga, mezzo metro, e mi guardano così. Io adesso qua, da come faccio? Da luce e la cavalletta niente. Faccio, signora, ti prego, fammi questa grazia, devo dire, sia lodato Gesù Cristo, parla della Radio Vaticana, qui parla Gesù Cristo, sia lodata la Radio Vaticana. Sono riuscito a leggerlo come se non c'è un punto. Ho dato una testata e mi è venuto a tirare su il direttore della Radio Vaticana che pure a caso si chiamava Padre Soccorso. Quando vado a casa mia mamma dice, ma io non t'ho inteso. Dico no, ho fatto un bozzo per quella cavalletta maledetta. Che poi in Vaticano non pagavano soldi, ma non c'aveva importanza, mi davano tanto di quel mangiare che voi non avete idea. Una volta al mese tornavo con una scatola grande con questo mezzo palcoscenico, pane, pasta, farina, uova, formaggi, robe così, ma quella che è bellita. È morto recentemente un tecnico che si ricorda ancora, anziano, si chiama Dori, si chiama, e mi faceva, ci dovevano fare la lapide. Perché il padre Gallo, il rettore, non dice niente, dice ma no, 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 questa faccetta l'ho fatta grossa. Ma allora la Radio Vaticana non era come adesso che prendeva tutti le stazioni, era ascoltata da conventi, diocesi, collegi, comunque anche quello è un bel ricordo. Prego.
meglio falso re. Meglio val dividere ogni spasimo col piacere. È la vita un labile, dono incomparabile. Afferratelo, sfugge ahimè. Non si deve pretendere, ma conviene prendere quello che benevolo, vigile e cercita. Ogni sogno magico ha un risveglio tragico, è la vita un palpito, un'illusione. Vero? Prima di arrivare al gran finale, ascolterete un'altra pagina, questa è favolosa. Robert Stolz è stato un grande scrittore di operette, longevo, ha campato fino a, vissuto fino a 95 anni, scrivendo un'operetta, una più bella dell'altra, tra cui partecipata al Cavallino Bianco, che è un'operetta che è stata scritta a tre mani. In Italia è conosciuto, sì, per chi lo apprezza, chi lo conosce, chissà, soltanto per una canzone famosa che ci fu addirittura una querela di plagio, perché in italiano, in tedesco si chiamava Salomè, e in italiano si chiamava così. Bajù, tu che spandi la luce blu. Questo è stato un autore fenomenale, e questo che faccio ascoltare è addirittura un valzer ciarda, pensate a questa riva, da un'operetta che si fa mai in Italia, ma anche in Germania poco, Venus Inside, sarebbe Venerdì Sit, è qui. Ascolterete le prodezze, perché la musica è stupenda, meravigliosa, ed è cantata da grossissimi nomi del campo della lirica, ma spesso, per quanto è bella, la fanno per sola orchestra, non vi dico con un'orchestra d'archi di 70-80 elementi. È un valzer ciarda, come ho detto, da Venere Seta, Pope Stolz, prego. Thank you.
arrivati a parlare alla conclusione del grande autore che ha scritto per prima l'operetta, Offenbach. E io con questo autore devo avere qualche legame, non so, di prima, da destra, di dopo, perché mi è successo questo. Ho letto tutto di lui, su tutto della sua vita, disgraziata, felice, straordinaria, combattuta. Ho fatto uno sceneggiato radiofonico sulla vita di Offenbach, recitando un po' in francese e anche in italiano, perché lui era Alsazia-Lorena, parlava tutte e due le lingue, se vero. Ho doppiato un figlio Offenbach, sempre usando la stessa lingua, così. E poi sono stato chiamato per fare un'opera addirittura, I racconti di Hoffman, perciò si vede che me Hoffman mi protegge, anche perché è il più grande compositore di operette. Infatti ci sono dei versi che dice: fu il creatore, fu il re dell'operetta, l'annunziatore della bella epoca, l'artista in Francia capitato ad hoc da una Germania militare e grezza. Così, tra i fasti del secondo impero, questo prussiano conquistò Parigi. La conquistò con una partitura che era solo un inizio, una promessa in cui Parigi ritrovò se stessa. La bella époque. Un'epoca perfetta, una musica festosa, spensierata, eccitante, briosa, una gaudiosa favola che non vietava davvero la gagliezza. In un mondo felice e spensierato, grazie Jacques Offenbach, quanto ci ha raccontato lei con l'operetta. E io, che prima dicevo che facevo la gallina con mia nonna che camminava per strada, non ti trovo in un'opera di Offenbach, Je ne vide pas, il couplet della gallina? Dunque, questo signore questa volta l'ha scritta in una maniera talmente rapida che, se non mi sbaglio, maestro, è a 170 di metronomo. È francese. Ed è la storia di un'operetta che Gallo non la vede più. Allora va per tutti i pollai e non vi dico cosa combina. Allora, vediamo bene. Allora, le coppie della Puglia. Sous les morets qui picotent du pendure et appelé à pourquoi pas son coca sacre balista, politique au point des pays et du chaleur enflammé, et nous dit et ça se joue, les recelles, les avants, comme les gars, que se chante des masques ou comme les gars, comme la tête d'amour et comme 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 e un effet di pantin che mi ha grande gratifié della tante mia volta e subito delle vie un effet di pantin che mi ha grande gratifié della tante mia volta ma per gà se ne come vertigo ma per gà se ne come vertigo ecco ta 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 ta. Fracassé des pizzas jaunes, fratillé de nez coquet, et de provoquer, en ces sons coquettes de con, que je l'ai à la sur le son, les voyants de frétillier, ma trémie de bonne rien, cocorigoco, coco, que je chante du mescou, cocorigoco, quand la bête amour de coco, 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 coco. Nelle vie ule fai di quanta che me grande grandi figlie della bella 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 bella. La gallina è, ho captato la fissità
la gallina non nel verso, nel movimento, perché abitavo con mia nonna in un paesino vicino a Calzoli, tra il Lazio e l'Abruzzo, io, mia nonna e una gallina, durante il periodo brutto. Facevamo le camminate per strada e a forza di vederla... Questo suono dei primi, diciamo, al cuore del viaggio, lo stesso sempre parlare così. Qui c'è stato, questo è stato, come sarà qui? A un certo punto arriviamo a Milano e mi fa a me, scusi, posso ardire? Io in che senso? Siamo a Milano, è vero? Sì. C'è tanto tempo per arrivare a Roma? Abbiamo una cantilena, come la litania, evidentemente. Allora, mi metto seduto, è vero? Anzi, aspetta che mi metto seduto anch'io, perché mi vedo molto meglio seduta. Allora, mi fa... Cioè, noi stiamo andando a Roma, vero? Insieme alla consorella, perché appartengo ad un convento di clausura stretta e ci esco dopo tanto tempo. La signora, la sorella è una probanda. Ma che? La sto portando a Roma, dove arriveremo nel convento di Santa Persevera delle Tre Corone e delle Dentrice delle Battone. Dice sì, se vuole. Devo dire la verità. E questo, io ho cominciato, ho preso queste cose qui e poi l'ho messa al Sistina. Entravo, mettevo seduto e facevo uno stupisca. È vero, in questo ambiente così mondano e frivolo, la presenza di una suora. La fede si aggiorna, cammina con il tempo. Remoti sono i tempi di quando ci portavano a letto un cappuccino. La nostra... La madre superiore si chiama Suor Maria, vero? Ed è molto aperta agli orientamenti post-concestoriali e ai costumi. La nostra la madre si chiama Suor Maria, c'è un piccolo vizio, gli piace molto bere. Si allitra. E ogni volta che la incontriamo nei corridoi del nostro convento la salutiamo. Ave Maria, piena di grappa. Ah, benissimo. Allora la reverenda mi fa. Madre, dice a me. Lei deve andare giù a redimere il ragazzo traviato perché c'è tanto bisogno, c'è una cosa incredibile. C'è veramente delle ragazze che fanno matrimonio, non è un problema possibile. Io? Sì, sì. Quando può tornare nella sua casa di clausura stretta, mamma, io una certa età, lei deve andare a vedere di cosa si tratta. Redimere le ragazze traviate è un compito che richiede mediazione e sacrificio, è vero? Sono scesa per strada. Uno di fotografi, io sono soltanto per famiglia cristiana, la famiglia. Allora faccia. Questa e lascia in questa. Ah, mi manda giù. Io vado in questo posto, un centro di smarchettamento. E ti vedo una appoggiata lì un pezzo di ragazza. Così carina, così edificante, mamma mia. Ma fa come un cameo. Dico, senti cara, vieni qui a questa. Brutto mestiere, perché non prendi un bel marito tutto per te? Dice, magari lo potessi fare, ma tu non lo fai. Perché sono uomo.
sono tornata completamente indignata. Indignata. Per la madre, io voglio tornare nella casa di creatura stretta. Benissimo. Se vede, però prima che mi rimandi su in quell'erba bassissimo, lei mi deve mandare al mare. Perché la ragazza. Ma quanto è fatto di scappare? E vedi, neanche la vita tanto bene, sono orba. Ma per prendere la benedizione urbe torbi sono più orba di prima. Sì, e dico, anche lei, benissimo. Allora, dico alla madre, mi mandi al mare, va bene, perché? Perché mi ricordo quando ero ragazza, andavo con la mamma, la zia, a giocare al mare, un secchiello, sulla sabbia. Va bene, la manderò al mare e poi tornerà, benissimo. Organizza una gita, siamo 10 sorelle. Andiamo col pulmino tutte e 10, andiamo al mare, giochiamo, ci mettiamo gli abitoni lunghi, che nessuno deve vedere cosa nasconde dentro noi, sono tutte vergini, tutte dedicate al Signore Santissimo, sono state su questa cosa. E allora andiamo al mare, giochiamo con tutti i sabbiolini, le presentine, abbiamo fatto tante di quelle cattedraline di San. Catacombe, cimiteri, sepolcri. Alla fine torniamo in convento tutte e 10. Quando torniamo in convento tutte e 10 ne manca una. Deve essere il Sor Crocifissa. Ah, ecco, proprio Sor Crocifissa, ma dove sta? Non so. Non diciamo niente alla superiora. Non diciamo niente. Le 9, le 10, a mezzanotte, suona il campanello, andiamo ad aprire e vediamo il Sor Crocifissa. Tutta la cera. Accoppata, strappata, cosa mi ha fatto? Allora, madre, sono stata violentata per 3 giorni di seguito. Ma siete stamattina e siete tornate a soffrire. Ma devo tornare domani? Avanspettacoli, dove nascevano i veri attori, si imparava e loro facevano la gavetta. Oggi non si fa più, da una parte bisogna andare col tempo che corre, uso ancora un momento. Allora. Allora, Aldo Fabrizi per me era il numero uno. L'ho visto non so quante volte il Rugantino e un giorno mi sono trovato ad imitarlo. Ve lo voglio riproporre in una bella canzone da Rugantino, il più bel musical del mio amico Trovajol, che si chiama È bello avere una donna dentro casa. È bella avere una donna dentro casa, una rondine indifesa. Hai preso sotto al tetto, magari la cresta sulla spesa, ma poi le dà un bacino e il bacio coniugale è come l'anticamera amorosa, e la donna dentro casa è un'altra cosa. È bella che la donna che sparisce lascia il boccaletto accanto ad un bicchiere e passa assieme l'ultimo goccetto che scaccia i pensieri, perché si beve solo è come se bevessi a quasi giusa e la donna dentro casa è un'altra cosa.
che se muore per un calore umano, e se per caso vuoi la notte piove, la svegli piano piano per dire sta piovendo. E lei se si rannicchia freddolosa, e la donna dentro casa è altra cosa. Delle canzoni in rivista o delle parodie che sono state censurate addirittura in una maniera piuttosto. Io qui ho portato, attenzione, è dedicata a chi io ci sono stato già davanti alla questura, sono stato chiamato anni e anni fa perché prendevamo in giro un ministro che era un po', diciamo così, sessualmente confuso. La parodia era straordinaria, splendida, solo che è successo un macello con il questore, chi è stato? E andammo in questura, io Dino Verde, Dino Verde è stato un grande autore di rivista, compositore di canzoni, allora mi viene il commissario e mi fa, perché l'ha cantata? E perché mi hanno dato? Ma doveva cantare? E chi la doveva cantare? Nessuno, chi ha scritto? Ma io non ho scritta, chi ha dato lui che l'ha scritta? Allora, guarda, c'è un'offesa, mi ha detto, ce l'hanno tolta a Sistina, non si fece più. A Roma non si faceva, ma guarda un po', a Ostia, non solo in vicino, a Pregene sì, a Roma non si doveva fare, ma va bene. Alla fine questo signore spiritoso, sessualmente confuso, si è divertito tanto, ve la faccio sentire perché tanto oggi questa qui con quello che si vede e si sente in televisione. Comunque passammo un periodo come niente, a Cestina la tolse, ormai è divertente, non è? È una parodia di un ministro che poi si svela chi è sulla Malamore No, la famosa canzone di Malamore No, spiritosissima, infatti quando la facevo tutto vestito di nero con gli occhiali, con un occhio di bue, si chiama una lampadina, veniva giù il teatro. Ma il carcere vicino. C'è un carcere. Alla clemenza. Allora, prego. Io faccio il ministro, io faccio i decreti, io faccio discorsi severi e concreti, io faccio il comizio e folle intervento e 100 più 100 altre cose so fare. Ma l'amore non lo fa, neppure se so preso per i capelli, non mi piacque mai di frequentare il lupanarri. Per le donne no, il tempo non ce l'ho, e come blocca sterzo i pantaloni, la cintura mi son fatta far di castità. Nelle commissioni di governo come membro sto all'esterno, perché come sono e sembro io non valgo e non esisto come membro, ahimè. Io corromperò, l'amore non lo fa, neppure se sono preso per i capelli, son potente solo a governare, che ci vuoi fare? Guardando Pertini con Gronchi e Taviani, io penso domani saranno appassiti, a forza di fare gli avanti e i mariti, si sono sfiniti, non contano più. Io conosco, l'amore non lo fa, seppure se abbia nome d'un uccello, questo uccello sulla volontà non volerà. C'è un'altra proibita, questa tocco ad Porto negli anni 50, con maestro, la bombola d'ossigeno. Allora, la cantava da Porto, poi se gli hanno tolta proprio per tutta la rivista. La rivista era degli anni 50, si chiamava Snob, era una rivista di Galdieri appunto, che aveva un sacco di nomi importanti, faceva un autista snob sulla parodia di Signorinella, e anche questa censurata. Oggi si canterebbe 2 o 3 volte al giorno, prego.
contessina pallida, mia prima e nobliabile padrona, la prima volta che saliste in macchina, disse la principessa proprio buona. Ed anche voi guardandovi, mentre io tenevo aperto lo sportello, notaste il naso e vi faceste un calcolo, se tanto vi dà tanto, sai che bello. Mia principessa, quel giorno stesso nell'autorimessa, vi concedeste ben sei volte a me. Poi ve ne andaste al terra aristocratica, senza guardarmi in tre. E voi, signora Esposito, così elegante, fine e seducente, mi sedevate accanto stando in macchina, che volevate prender la patente. Bobina spinterogeno, io vi insegnavo tutto piano piano, ma quel che a voi faceva di più fredere era di fare andare il freno a mano. Che frenature! Le vostre mani così caste e pure, correva sempre al freno, ma perché? E fui costretto a licenziarmi subito, perché non stavo in piedi. Purtroppo col tempo che va ha perso un pochino lo smalto che c'aveva appunto quando la imitava. Era una signora, una donna molto particolare, buona, malinconica, strana, a volte anche un po' troppo. Io una volta l'ho doppiata, non so per quale motivo mi mandarono a chiamare, mi misero in coda a un documentario. Prima c'era un documentario, si chiamava O Settimana Inca, un documentario, avevano preso un pezzo di un film della bellissima, lei si specchiava e mi chiamarono a me per imitarla. Io ci sono andato, l'ho imitata, perché chiamavano tutti i doppiatori, gli imitatori più importanti, Noschese, io, Giglio, un altro, e andavamo a doppiare. E io doppiarei che si specchiava in bellissima, e diceva, oh, oddio, oh, vedi che mamma mia, ma che te guardi? E la voce mi sembra, ma che te guardi? E allora lei lo venne a sapere, fece togliere immediatamente il pezzettino e voleva sapere chi era stato. Fatalità, un giorno la fono Roma e stavo doppiando, te la vedo da una parte, ma io stavo tranquillo. Se non che ho visto nel bar che a un certo punto qualcuno gli ha detto, lei si è volta. Saresti stato tu quel cagone che andava a doppiare. Cagone, proprio qui. Signora, cosa dici? Cosa fanno queste cose? Ma signora, io l'ho fatto in buona fede, mi sono guadagnato qualche cosa, io comincio adesso, ma che so? A bannagna il zambone, mamma. Questa è la mia, ce n'è una che è storica e stava seduta. Chiedo scusa alle signore più presenti, ma c'è una parolaccia un pochino. No, quanto se ne sento? No, però come diceva lei, arriva un fotografo inglese, americano, negli Stati Uniti, e la vuole fotografare in casa, mentre le luci qui. Tanto lei sarà un po' stufata, perché se lo scrive, no, that's not right, but let's just change the light here. No, the face is so white, lei... No, se no la ragazzi, tanto questo non sapeva. Ci ho messo 40 anni per far venire rughe e tu mi vuoi levare, ma fatta piangere il culo senza dire che c'è la parola. Una parola fatta che non avevo mai inteso, senza dire che ti hanno dato la spinta. E quello gli ha detto che, ah, ok, a me che sono, e gli hanno fatto. Mai fatto a Peperini, che schiavo.
e lei faceva un pezzo molto bello. Lei aveva questo temperamento incredibile, eppure ha penato moltissimo per arrivare a fare quello che ha fatto. Se non fosse stato De Sica che l'ha presa, gli fece fare Teresa Venerdì, dove lei cantava qui nel cuore, ci andiamo conto, e da lì venne fuori. Ma prima sempre particine e scarne, eppure temperamentosa lo era, veramente una donna molto, molto, molto. E faceva una cantata molto bella, sempre in rivista, che si chiamava Quando meno te l'aspetti. Perché io, meno male, lo posso raccontare, da ragazzo me la sono vista con Totò in teatro, 4 spettacoli, volumi Leide, che si è messo in testa, Bada che ti mangio, e l'Orlando Furioso, Madonna, che cos'è, non avete idea. C'era la fila poi del teatro per andare a sentire. E lei c'era delle battute un po' forti, come quella del naso prima, e te portò con il naso di Pinocchio, fa il mio naso di Pinocchio, se tanto, ma tanto, in scena la sera del pubblico che impazziva. Una sera è successa una cosa tremenda, e c'era ancora il periodo, stava finendo la guerra, se la prese con i gerarchi in sala, e lui dire che ti sei messo in testa, ma chi te lo fa fare? Ci stavano di girarti chi la fa, ma che mi se li messi in testa, ma chi per lo papà ha chiuso il teatro, non si uscì più nessuno, la polizia, e lì se l'è cavata, se l'è una donna favolosa. Un giorno l'incontro a posto della gallina, lei abitava a Gesù, una chiesa molto bella vicino a Roma, detto il cuore di Roma, e vicino c'è una famosa torrefazione. Io sono andato a comprare caffè, che ne so che c'ha, lei abitava a Lento, comunque ma vede il tandè. Che le galline vengono a comprare caffè qui. Beh, dai un chilo. Ha regalato un chilo di caffè, aveva perdonato. Poi quando mi ha visto fare la gallina in teatro, è impazzita. È venuta su, mi ha detto, io dormivo con 3 galline, dicevo 3 galline da ragazzina con mia nonna, 3 galline. Dormiva, sì. Pazza la mia animale, pazza, pazza, pazza. Che fu censurato, c'è cioè un salto di pellicola ancora, le facevano soltanto veramente, io starei fino a dopodomani, una fioraia che nel Pincio non vende fiori, e allora il Pincio sarebbe questo bel terrazzo che da Roma si vede, no? E c'era questa battuta tagliata che faceva, aspetta, la terrazza, com'è? La terrazza era un salotto ed ogni sera ne pareva una stellata con bocchetta. Uno gente della meglio società resta a casa e gioca al bridge al pappalà. E quell'uomo che puntava il canocchiale, poveraccio, pure lui poi sa che fa. Non potendo rimediarsi il firmamento, resta a casa e s'accarezza lo strumento. Le strofette del Sol Cavanna, mamma mia, era eccezionale. Almeno io mi sono goduto in quel campo, spettacolo veramente una cosa, ma lei era fenomenale, fenomenale. Poi un giorno una sera mi telefona a casa, io abito dalla parte opposta, lui mi fa, senti, perché poi mi vorrei pure bene dopo. E Gattara, a notte stava a mezzanotte per andare a mangiare i gatti, e abitava a Piazza Venezia, io abitavo dietro San Pietro. Dice, non vieni stanotte, andavo a mangiare i gatti, non posso sostacco, va a morire ammazzato. Fenomenale, era buonissima, generosissima, il contro questo è bellissimo. Lei si pietosì per un barbone, aveva tanta tenerezza, cioè aveva uno scantinato e gli hanno messo a posto lei, di modo che, come si chiama, questo ci andasse, aveva fatto dipinge, gli aveva messo un letto. Dice, questo gli piaceva, mori ammassato, speso tutti questi soldi, ma bussami a sto cane secco!